È una situazione drammatica anche per le loro famiglie. Ci sono arretrati che provengono dalla precedente ditta, che era un'azienda agricola. Il personale poi è transitato nella nuova, che è un SRL, e nella nuova sono stati conferiti anche debiti della vecchia. Quindi di fatto i lavoratori oggi hanno accumulato chi 6, chi 7 mensilità di arretrato, più anche il TFR della vecchia ditta dal quale sono venuti e che non gli è stato ancora tutto pagato. Così Fabio Capponi, sindacalista della FLAI CGIL di Pistoia, ha riassunto stamani nel corso di una conferenza stampa davanti ai cancelli dell'azienda Vivai Palandri di Pistoia la situazione dei 25 dipendenti che da alcuni giorni hanno avviato lo sciopero ad oltranza. Ma perché è una situazione un pochino emblematica nel settore, che cosa sta succedendo? C'è una crisi grossa, strutturale, una crisi di liquidità, e la soluzione che viene molto spesso adottata è quella di non far fronte agli impegni con i lavoratori, con i pagamenti, e mandare avanti tutto il resto. Così l'azienda comunque nelle difficoltà prosegue, ma i lavoratori non percepiscono quello che gli è dovuto, e questo sta producendo delle situazioni drammatiche, fino al punto che molti lavoratori iniziano anche a dimettersi perché non possono più sostenere una situazione di questo genere. Domani intanto abbiamo un incontro in provincia per chiudere la procedura della mobilità. Non ci aspettiamo niente di nuovo, comunque è un appuntamento rispetto al quale valuteremo il da farsi successivamente. Sicuramente allo stato attuale, se non vengono i pagamenti, noi procederemo con iniziative di protesta e di lotta come quella di stamattina. Secondo il sindacato, all'origine della vicenda ci sarebbe la situazione di crisi che sta attraversando il settore florovivaistico. Poi ci sono comunque scelte imprenditoriali che evidentemente sono state poco avvedute e che hanno determinato un ulteriore appesantimento della situazione di difficoltà.